Salve a tutti e benvenuti nel 17° episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K a 60 fps su PC. Nello scorso episodio avevamo affrontato e completato i cunicoli della mezzanotte, ricevendo anche un altro bonus molto interessante a danni inferti, del 25%, quindi abbiamo in tutto un 50% in più di danni che facciamo dall'inizio del gioco, sommandolo anche all'altra missione che avevamo completato nel Bosco Silente, con il key, questo qui sotto alla missione. Ora continuiamo con la trama principale del gioco, perché andremo verso le profondità di Legno Marcio. Ecco qua. Un fuoco fatuo è intrappolato nel buio delle profondità di Legno Marcio. Liberalo per riportare la terra a vedere chiaramente. Siete pronti? Questa zona non piacerà agli aracnofobici, molto probabilmente. Quando l'oscurità è arrivata, Qualok ha inviato Imokio a controllare le profondità di Legno Marcio, ma il cancello era chiuso. Ora Qualok ci ha chiesto di aprirlo per te. È perché una luce si è persa all'interno, una luce simile alla tua. Piccola luce. Luce solitaria. È buio, ma forse la puoi trovare se brillerai abbastanza. Guardate che bello come attivano le leve. Cioè c'è un art direction in questo gioco che è pazzesca. Ti aspetteremo. Stai alla larga dall'oscurità. Scalpita. Morde. Esattamente. Ora si può scendere. Fortunatamente si può planare. E si va nelle profondità di Legno Marcio. Mi sono già venuti i brividi. Guardate che scenario incredibile. Tutti questi insetti intrappolati. Ok, qua mi serve però l'arco. Aia! Ok, siamo arrivati giù. No, mi sono suicidato. Rifacciamolo. Sentite anche la musica. Molto calma. Devo riprendere anche questo. Attenti che ritorno su quello, non mi faccio più fregare. Attivati tu. Che male che mi sono fatto però. Mi stanno disintegrando, letteralmente. Ok. Come vedete, questa zona è molto ostica. Qui non abbiamo nemmeno più il vento a darci una mano. Però scopriamo una delle meccaniche di questa zona. Usando il rampino su quelli affari luminosi, in realtà tiriamo giù delle zampe di insetto morto, ovviamente. Ci permettono di arrampicarci su delle zone altrimenti inaccessibili. Tipo questa. Proseguiamo con calma. Qua su abbiamo un'altra zona, sicuramente accessibile, perché c'è la zampa. Bisogna anche prenderci un po' la mano con il modo in cui vengono tirate fuori quelle zampe. Vai, minerale dei Gorlek. Qui gli occhi della foresta sono sprofondati nella cieca notte. Questi boschi sono stati sempre molto bui, ma il declino ha reso le loro tenebre ancora più profonde e più pericolose. Ci viene suggerito per l'ennesima volta che le tenebre sono pericolose. Noi avremo bisogno di una luce. Una luce fornita da queste lucciole.
Se rimarremo troppo nell'oscurità, moriremo. E dopo un po' le lucciole, una volta che esauriscono il loro percorso, muoiono. Questa ci riporterà indietro, facendoci fare ovviamente un altro percorso. Guardate, tutto pieno di ragnatele, di insetti inglobati, morti. Ok, piazza pulita. Ed ora possiamo proseguire da questa parte. Qui dobbiamo mettere le chiavi di volta, ce ne manca una. Stavo per morire male. Guardate anche quella farfalla, quell'ala di farfalla, intrappolata. È ormai morta. Questo è il corpo di un insetto, quello su cui sto camminando. Orribile. Ora noi dobbiamo essere veloci ad arrivare verso l'altra luce, prima che l'oscurità ci uccida. Esatto, sono morto. Qui devo andare verso gli insettini. Loro fanno luce. Cioè i mostriciattoli qua. Presa, ok. Per tornare indietro fortunatamente abbiamo la lucciola. Che ci mostra infatti una strada che noi non potevamo vedere. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo le due chiavi di volta per avanzare nel primo ostacolo di questa zona. Ecco, se noi ci mettiamo sotto, loro non possono evitare i loro colpi, i loro stessi colpi. Qui l'oscurità no, ci farebbe troppo male, dobbiamo quindi per forza andare dall'altra parte. Ma quello si è suicidato, contento lui. E abbiamo un bruco che ci farà molto male. Esattamente, perché pensavo tra l'altro di avere il martello. Ridammi il martello, gioco, grazie. Ecco, con il martello sarebbe andata così. Decisamente diverso rispetto a quello che è successo prima. Oh no, troppi, troppi, troppi. Bisogna eliminare assolutamente l'alveare. Ok. Il vespaio. Ehi, vieni giù. Ehi. Brava. Non ti voglio lasciare in vita perché poi mi colpisci quando proprio meno me l'aspetto. Esatto. Ora possiamo distruggere questo bubbone e far sì che la luce penetri. Stessa cosa qui. Ora possiamo attraversare l'oscurità che prima ci era preclusa. Torniamo indietro. Ecco qua. Ora abbiamo dei checkpoint veri e propri all'interno di questa oscurità. L'ho mancato. L'ho mancato di nuovo. Questa volta ha evitato lui però il colpo. Preso. Bene. Qui vediamo dell'altra luce. Opa. E ci siamo. Di nuovo queste alveare. Ok, è importante distruggerli perché spawnano all'infinito quei mostri se non distruggete l'alveare.
Altro ragno. No, dai, era mancato. Ok. Ora, di qua si potrebbe andare volendo, eh. Come vedete la mappa sembrava molto intricata, ma in realtà è abbastanza lineare, per quello che abbiamo fatto finora. Ne dobbiamo arrivare qui. Proviamo, dai. Ok. Olè! E abbiamo guadagnato il primo checkpoint, e anche unico, ve lo anticipo, delle profondità di Regno Marcio. Il primo pozzo dello spirito. Così noi possiamo teletrasportarci qui in ogni momento. Ora mi rimetto l'arco. Vai! Fammi luce! Perfetto, esperienza. E infatti con lei ora si può scendere. Laddove prima saremmo forse morti. Senza il forse. Eccoci arrivati. E si va con un'altra lucciola. Dai, come hai fatto a colpirmi, mostro di merda? Presa. Ed ora si torna indietro. O almeno credo. Quella sfera di vita lì la lascio lì per il momento. Perché per prenderla dovrei fare dei trick abbastanza importanti. E potrei invece prenderla più tardi in maniera molto più agile. Senza tutti questi problemi. Eccoci tornati qua. Questa ora torna indietro, ma noi andiamo per inserire le chiavi, le chiavi di volta nel cancello spirituale. Vai. Aia. No. Ok, aspettiamo qui che la luce vada avanti e ci faccia strada. Esattamente. Qui abbiamo l'inizio della gara. Ma non abbiamo ancora trovato la fine della gara. Quindi noi in realtà dobbiamo andare dall'altra parte. No, di qui no, di qui no. Ok. Da questa parte. Mi curo. E qui prendo dell'altra energia. Ok, questa è una zona luminosa. Eliminiamo subito l'alveare. Però mi serve il martello. Uso il martello perché è più pratico, ma non perché serva effettivamente il martello. Perché fa dei danni assurdi, quindi viene distrutto subito l'alveare. Ora qui, c'è da fare un altro po' di giri, un altro po' di trick. Qui sotto, si può andare lassù. E se non so effettivamente io dove stia andando in questo momento. Ah, c'è un cristallo lì, ok. Un frammento, a questo punto dai, prendiamolo. Slancio spirituale. Più luce spirituale possiedi, più danni infliggi. Questo è molto utile, specialmente nella run in cui non vuoi spendere luce spirituale. Per una sfida che si può fare. Ok, quindi questa era una zona in realtà... No! No! Era una zona
secondaria l'ho preso comunque lo slancio spirituale, sì, eccolo qua. Noi dobbiamo andare da questa parte ora. E credo di aver trovato il lupo. Ehi, questo posto fa venire brividi anche a te? Da un lato le tenebre che sono arrivate con il declino sono effettivamente inquietanti. Dall'altro, credo di preferire il buio a qualunque cosa vi si nasconda. Acquistiamo una mappa, sì. Ecco il resto delle profondità di Legno Marcio. E guardate cosa stiamo andando a prendere noi. Ora abbiamo anche chiara la strada da fare. No! No! Salvate il soldato Ori. Ecco qua. Esattamente, bisogna andare da questa parte. O forse no. Ho fatto la cavolata. Non bisogna andare subito di lì. Bisogna perseverare nella nostra ricerca della luce. Ok. Siamo tornati qui. Ed ora si può attivare questa lucciola. Che infatti ci riporta dall'altra parte. Abbiamo avuto fretta prima. Una fretta che ci stava costando cara. Anche questa ci è costata molto cara. Ma che cacchio. Ritorniamo qui. Ok, ecco la lucciola. Bene. Dovevo usare il rampino e non l'ho fatto. Mea culpa. Esatto, qua bastava fare così. Ed ora infatti la lucciola ci porterà nell'oscurità più totale, dove prima non potevamo assolutamente andare. Su questi ci si può appendere, su questi bozzoli. Guardate come anche si avvicina la telecamera per farci vedere il meno possibile. Ed eccoci arrivati. Quest'albero che sembra formare una sorta di scudo. Assorbiamo la luce. Bagliore. Tieni premuto LT e crea un'aura di luce, un'aura di luce che danneggia i nemici. Spende energia, però, attenzione. Ora noi però, grazie al bagliore, che posso mettermi su, direi Y, sì. No, dammi il bagliore, che è qua. Possiamo andare nell'oscurità senza più temere nulla. Ovviamente consuma energia, quindi quando non serve lo togliamo. Ma detto ciò, direi di tornare un attimo qua e finire il video, perché per questa parte è tutto. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Nella prossima parte completeremo le profondità di Legno Marcio, con boss fight annessa. Dai Glacial Sphere, è tutto. Al prossimo video!